Francia-Danimarca 0-0 diretta, ora la partita di oggi. Doha, Qatar, dopo la larga vittoria all'esordio sull'Australia, 4-1, la Francia può blindare la qualificazione agli ottavi dei mondiali contro la Danimarca. Sfida nella sfida per i tre milanisti Giroud, Theo Hernandez e Kjaer, sarà derby rossonero. 17:00 inizia la partita. Dopo gli inni nazionali comincia la partita, il primo pallone della Danimarca. 16:45 occhio a Eriksen, i numeri. Christian Eriksen è il giocatore che ha creato più occasioni da gol, 5, nel pareggio a reti inviolate tra Danimarca e Tunisia. Solo Michael Laudrup, 6 contro la Nigeria nel 1998, ha creato di più per i compagni in una singola partita ai mondiali con la Danimarca. 16:30 Giroud, doppio obiettivo contro l'Australia. Olivier Giroud ha eguagliato Thierry Henry al 1° posto dei migliori marcatori della Francia. Entrambi 51 gol, e oggi può staccarlo. Il milanista potrebbe diventare anche il secondo giocatore con almeno 36 anni a segnare in due presenze di fila ai mondiali. Dopo Tom Finney con l'Inghilterra nel 1958, 36 anni e 64 giorni. 16:15 Danimarca bestia nera recente della Francia. La Danimarca ha vinto gli ultimi due incontri con la Francia in tutte le competizioni. Entrambi nella Nations League 2022. I biancorossi non hanno mai ottenuto 3 successi di fila contro les Bleus. Mentre nessuna nazionale ha mai battuto la Francia 3 volte nello stesso anno solare. 16 Le formazioni ufficiali Francia, 4-2-3-1, Loris, Koundé, Varane, Upamecano. Thierry Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud. CT, Deschamps. Danimarca, 3-4-2-1, Schmeichel, Andersen, Christensen, Nelson, Christensen, Højbjerg. Eriksen, Maele, Lindstrom, Damsgaard, Cornelius. CT, Hjulmand. 15:45 Curiosità sulla partita. Questo sarà il quarto incontro tra Francia e Danimarca ai mondiali. Tutti nella fase a gironi. Les Bleus hanno vinto il torneo in 2 delle precedenti occasioni in cui hanno affrontato la Danimarca, 1998 e 2018. Mentre l'altra è arrivata da campione in carica nel 2002. Stadium 974. Doha, Qatar, dopo la larga vittoria all'esordio sull'Australia, 4-1, la Francia può blindare la qualificazione agli ottavi dei mondiali contro la Danimarca. Sfida nella sfida per i tre milanisti Giroud, Theo Hernandez e Kjaer, sarà derby rossonero. 17:00 inizia la partita. Dopo gli inni nazionali comincia la partita, il primo pallone della Danimarca. 16:45 occhio a Eriksen, i numeri. Christian Eriksen è il giocatore che ha creato più occasioni da gol, 5, nel pareggio a reti inviolate tra Danimarca e Tunisia. Solo Michael Laudrup, 6 contro la Nigeria nel 1998, ha creato di più per i compagni in una singola partita ai mondiali con la Danimarca. 16:30 Giroud, doppio obiettivo contro l'Australia. Olivier Giroud ha eguagliato Thierry Henry al 1° posto dei migliori marcatori della Francia. Entrambi 51 gol, e oggi può staccarlo. Il milanista potrebbe diventare anche il secondo giocatore con almeno 36 anni a segnare in 2 presenze di fila ai mondiali. Dopo Tom Finney con l'Inghilterra nel 1958, 36 anni e 64 giorni. 16:15 Danimarca bestia nera recente della Francia. La Danimarca ha vinto gli ultimi 2 incontri con la Francia in tutte le competizioni. Entrambi nella Nations League 2022. I biancorossi non hanno mai ottenuto 3 successi di fila contro les Bleus. Mentre nessuna nazionale ha mai battuto la Francia 3 volte nello stesso anno solare. 16 Le formazioni ufficiali Francia, 4-2-3-1, Loris, Koundé, Varane, Upamecano. Thierry Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud. CT, Deschamps. Danimarca, 3-4-2-1, Schmeichel, Andersen, Christensen, Nelson, Christensen.
Åberg, Eriksen, Maele, Lindström, Damsgaard, Cornelius. CT, Hjulmand 15:45. Curiosità sulla partita: questo sarà il quarto incontro tra Francia e Danimarca ai mondiali. Tutti nella fase a gironi. Les Bleus hanno vinto il torneo in due delle precedenti occasioni in cui hanno affrontato la Danimarca, 1998 e 2018. Mentre l'altra è arrivata da campioni in carica nel 2002. Stadium 974.